Quasi come fosse un rito iniziatico, il simbolo della Lega sulla giacca di Fabrizio Di Stefano, apposto da Luigi Deramo, sancisce l'ingresso dell'ex forzista all'interno del movimento guidato da Matteo Salvini. Di Stefano ha ricordato il suo impegno civico nella scorsa campagna elettorale ed il sostegno ottenuto dalla Lega, anche se poi la scelta del centrodestra è ricaduta su Marsilio e Di Stefano ha abbandonato la competizione. È stato lui stesso a motivare così la scelta di passare alla Lega, spiegando anche che non sarà candidato alle prossime elezioni europee. E allora di qui la scelta. La scelta è per valori, principi e idee. Qualcuno mi ha detto entrando, ma allora ti candidi alle europee? No, io non mi candido alle europee. Perché io vengo per dare, attraverso quella declinazione, valori, principi, idee, prima di chiedere. La Lega dunque continua a crescere e radicarsi sul territorio. A Montesilvano, ad esempio, ormai rappresenta i 2/3 della maggioranza di centrodestra che ha sostenuto il sindaco uscente Maragno. 3 assessori e 9 consiglieri che danno forza alla candidatura di Ottavio De Martinis a sindaco per il centrodestra. Il coordinatore regionale della Lega, Giuseppe Bellachioma, ha ricordato il percorso che ha portato il partito ad essere il traino del centrodestra in Abruzzo con il 28%, invitando tutti a convergere in maniera convinta sui candidati leghisti, sia a Montesilvano che a Giulianova, con Pietro Tribuiani. Auspico che ci sia anche dall'altra parte un po' di umiltà, non dico riconoscenza, un po' di buonsenso e anche decorrenza nel aiutare la Lega, come noi faremo, come abbiamo fatto e come faremo, in questa battaglia a Montesilvano e a Giulianova, dove siamo assolutamente certi che questi uomini sono la migliore espressione che in questo momento è nel panorama politico delle due città.